principio devono essere destinati in primis ad asili e strutture sportive e ricreative, nelle biblioteche e quant'altro. Nel 20° municipio non esiste niente di tutto questo. Allora, è vero che si tratta in alcune sue parti, perché poi Labaro e Prima Porta sono invece altre cose rispetto a Vignagara e quant'altro, è vero che si tratta di un municipio dove comunque il livello diciamo socio-economico è piuttosto elevato, almeno in alcune sue parti, ribadisco, però il fatto che non si possa prevedere che un municipio, sua competenza specifica, crei strutture ricreative e sportive che mettano le persone in condizioni di non dover spendere 600 euro al mese, come a Due Pini, così come in altri posti, o a Due Ponti, eccetera, eccetera, per fare sport, per far fare sport ai propri figli, è una cosa vergognosa. Così come è vergognoso il fatto che tutti quanti debbano mandare necessariamente i propri figli all'interno di asili privati, perché non esistono asili o perché quelli che ci sono assolutamente insufficienti. È una cosa vergognosa che, mentre tutti c'è un dibattito sull'aborto, sulla revisione della 184, eccetera, eccetera, in 20° municipio ci siano solo due consultori che oramai sono più, tra virgolette, abortifici, quindi con scarsissime competenze professionali che non altro, insomma. Quindi, per quanto mi riguarda, deve essere creata tutta una serie di strutture che di fatto costituiscano quella rete di assistenza sociale, protezione sociale per famiglie e quant'altro. Dopodiché si può pensare a ogni altro tipo di attività. Per quanto mi riguarda, via del Podismo ci vedrei benissimo un asilo nido, una piscina comunale, un consultorio, ci vedrei benissimo tutto questo.